Le favole di Esopo, la cornacchia ed il corvo. Una cornacchia, gelosa del ruolo che gli uomini davano al corvo, ovvero quello di essere invocato per prevedere il futuro, si mise in testa ad imitarlo perché lo vedeva animale simile a lei. Vedendo quindi passare dei viandanti, si mise sull'albero che avrebbero questi avvicinato, percorrendo il loro tragitto, ed iniziò a gracchiare a tutta forza. Al suono di quel rumore stridulo e fastidioso, gli uomini si girarono subito spaventati, ma uno di questi, vedendo che era una semplice cornacchia a generarli, disse ai compagni: «Amici miei, non impauritevi, è soltanto un uccello di poco conto a generare questi fastidiosi suoni. Le sue grida non hanno nessun significato divinatorio per noi». Morale della favola? Chi si mette a gareggiare con i potenti, senza averne i mezzi, non solo non riesce a raggiungerli, ma si guadagna anche le beffe di chi lo osserva.